voglio prendere in giro. Come faccio ad andare? Non appena immagino la fuga, comincio a sentirmi uno strascico dietro. Debiti, 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 debiti. Ma non posso, non posso. Se fossi da solo, non mi interesserebbe niente. Partirei all'avventura, sì. Ma c'è caro di là. Costanza Baden. E va bene. Va bene. Però parlo io. Caro fratello Puckberg, col quale sono in debito di una cifra blu, aveva una proposta per me. Un nobile che vuole rimanere anonimo ha perso da poco la moglie e desidera che io componga per lui un requiem per la consorte defunta. Dico benissimo, io un requiem non l'ho mai composto, anzi, doppio benissimo. Perché mi paga già una parte della commissione. Già. Ma c'è un piccolo neo sul volto di questa offerta. Io non dovrò mai firmare la composizione. E non dovrò neanche reclamare la paternità. Ah, non dovrò neanche indagare su chi sia questo misterioso nome, ovviamente. Certo che ho accettato. Devo così tanto a Puckberg. Non potevo rifiutare davanti a lui 400 fiorini. Solo che adesso mi trovo in mano, in gestazione, un feto bastardo. E lo guardo. E lo amo, vorrei vederlo crescere. Allora comincio a nutrirlo, a lavorarci. Ma mi blocco. Non appena comincio a ricordarmi che nessuno saprà mai chi è il suo vero padre. E allora rompo tutto. E il giorno dopo ricomincio da capo. Sì, è vanità. Va bene, è vanità, è vanità. Che cos'è la firma su una composizione? Dovrei pensare alla musica, ai soldi. No, giusto, giusto. Ma proprio ora arriva questa cosa. Proprio adesso che finalmente la sorte comincia a sorridermi qua a Vienna. Che sono sotto lo sguardo di tutti. C'è il mio Tito a Praga, il mio flauto nella capitale. Proprio ora che posso chiedere quanto mi spetta. Niente. Sono costretto a svendere i miei meriti. A chi? Cioè, sono costretto a regalare il requiem del compositore di Figaro a un anonimo, uno sconosciuto che se ne prenderà le lodi e il merito. Ah, va bene così. Basta. Fermiamo tutto quello che sto facendo. Non serve a niente, no? Fermiamo la mia ascesa. Sì. Sono ancora vice maestro di cappella. Senza stipendio, sì. Ho fatto subito domanda. Sì. Appena si è ammalato il maestro di cappella, ho fatto subito domanda per il suo posto. Ma guarda un po'. Il vecchiato non è morto. Che faccio? Lo uccido io? Ah, perfetto. Questa è la soluzione. Sediamoci. Aspettiamo. Prima o poi schiatterà. Ma non so, Io credo che quando avverrà quello che deve avvenire, il suo posto, il suo stipendio, lo daranno a qualcun altro. A Salieri, magari. Di nuovo. O perché no? A quell'asino di Kocelyuk, che è così bravo a compiacere le orecchie degli asini, senza mettere troppe note nelle sue composizioni.
Ma questo è il problema. Io non so solleticare le orecchie agli asini. E guardo un po', padre, non ho neanche intenzione di farlo. Senza vedermi, mi si può portare senza sentirmi, mi si può dare senza avermi. Chi sono? Ipotesi. Allora, mi si può avere senza vedermi. Piano piano, bene, 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 bene. Allora, mi si può avere senza vedermi, potrebbe essere, non è così. Mi si può portare senza sentirmi. Mi si può dare senza avermi. Chi sono? Come? Chi sono? Mi si può avere senza vedermi. Mi si può portare senza sentirmi. Chi sono? Come? Le corna! Magnifico! Vi siete meritati un'altra perla di saggezza. Eh? Non vedevate l'ora. Allora, si fa molto piacere ad una donna quando si parla male della sua amica rivale. Vero? Ho visto un uomo che ha fatto così. In questo, quanti uomini sono donne? Dai, alzate le mani, maschietti. Forza, siete sedati, alzate le mani e non siate timidi. Enigma numero due. Posso scomparire e piano piano riapparire. Siamo fratelli, viviamo tutti nello stesso palazzo.
che potremmo chiamare prigione, perché siamo costretti a mangiare per nutrire l'uomo. La porta ci viene spesso aperta, ma noi non usciamo mai, a meno che non ci si tiri con la forza. I denti! Magnifico, la prima botta! I denti! Possiamo certo andare ad esibire in una qualche accademia e guadagnarci qualcosa, non possiamo
vendere gli spartiti agli editori. E in poco tempo sarei di nuovo con le pezze al culo come un anno fa. E mi toccherà tornare da Visurai. No! Questa storia deve avere un termine, altrimenti questo requiem sarà per il mio funerale. Allora, facciamo così! Ascoltatemi! In nome della vanità del nostro misterioso, amabile, nobile, comporrò un requiem degno dell'incapacità di questo dilettante. Ovvero, una bella cosa indegna. Magari rubacchiando qua e là da qualche brutta composizione di 40 anni fa, vecchia. No, peggio, peggio, raddoppiando una volta sì e l'altra pure gli archi con le parti vocali. No, di più, si può fare di più! I tromboni appiccicati al coro per dare un bell'effetto chiesastico da prete! Sì, sì, le piace? Oh, è di suo gradimento, tanta reverenza! Ma so che aveva ragione, è così bello accontentare chi ti dà il pane, anche se poi ti fa mangiare con la servitù. Ma perché non l'ho fatto prima, quando lei era in vita? Mamma, mamma, quanta angoscia le avrei tolto per un figlio tanto disordinato. Quanto imbarazzo, povero Leopold, davanti agli editori, a cercare di vendere questi spartiti del figlio, troppo nuovi, troppo difficili per essere venduti. Sarebbe bastato così poco per riuscire a meritarmi un'eredità che mi avrebbe risparmiato 4 anni di debiti, che mi avrebbe risparmiato un simile mercimonio del mio tempo, della mia persona. Un'eredità che io ingenuamente credevo di aver aiutato ad accumulare, un'eredità di cui io ignoro completamente l'entità, perché a Wolfgang si danno solo 20 fiorini alla volta, con le mani bucate che ha. O forse io non l'ho meritato, padre, perché non sono venuto al suo capezzale. Non potevo. No, io ero troppo impegnato. Troppo impegnato! Stavo componendo un altro requiem, sì! Il suo padre, sì! Quello che avevo tanta voglia di dedicargli!